esercitiamo il nostro diritto dovere di essere la storia, facciamola anche noi la storia, facciamola in prima persona, possiamo veramente cambiare tanto. E ci siamo, rieccoci tornati, una bella domenica insieme, fra l'altro grazie Nicola che poche ore fa eravamo insieme da un lungo viaggio fino a Jesolo, bellissima conferenza insieme anche a Marco Enrico e Savio. Come stai Nicola, come è andata? Tutto bene, ciao Gianluca, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sì, siamo reduci da una bellissima conferenza a Lido di Jesolo e ne approfitto per salutare tutti gli amici che sono intervenuti, veramente numerosi. È stata una bella conferenza, ma più che la conferenza in sé è stato bello anche ritrovarsi, è stato bello chiacchierare, scambiarsi opinioni, e ce ne siamo dette veramente tante e soprattutto tante interessanti. E diciamo che proprio dalla giornata di Jesolo ringrazio fin d'ora tutti i partecipanti, anche chi è stato insieme a noi anche con il pensiero, mandando un bel messaggio. Noi abbiamo sentito anche la presenza di chi non era fisicamente vicino a noi, ma in qualche modo eravamo ancora di più in quella sala praticamente sold out, Bob Mesbet in regia, un'ondata di OM in chat, e dalla puntata di questa sera in realtà abbiamo preso spunto proprio dalla chiacchierata di ieri, e aprirà anche dei filoni, aprirà dei nuovi punti di vista, dei nuovi orizzonti, perché insomma ne stanno venendo fuori delle belle, no Nicola? Sì, ne stanno venendo fuori delle belle, questa è l'epoca delle rivelazioni. E rivelazione significa apocalisse, non dimentichiamocelo. Molti pensano all'apocalisse come un qualcosa di devastante, no? Di la fine del mondo, ma apocalisse significa rivelazione. E se questa è l'epoca dell'apocalisse, è l'epoca della rivelazione. E rivelazione significa tante cose. Rivelare può significare anche aggiungere un velo, può significare anche toglierlo. C'era una bellissima statua di Iside, ce lo racconta Plutarco di Cheronea. Questa meravigliosa statua di Iside si trovava in una località dell'Egitto dove c'era uno dei principali templi dell'Idea. E c'era una iscrizione sul basamento, no? Io sono Iside, nessun mortale ha mai sollevato il mio velo. È proprio il significato del segreto, no? Bellissimo, bellissimo. E noi i segreti cerchiamo di svelarli. Cerchiamo di svelarli perché stiamo conducendo una battaglia, in un certo senso. Questa è una guerra contro chi certi segreti li ha resi tali, contro chi li ha voluti precludere al consorzio umano, alla civiltà umana, all'umanità nel senso più ampio. E segreti che in un certo senso si può anche capire, comprendere perché siano stati fatti passare per tali, perché ci sono state delle epoche in cui rischiavano di andare persi o di cadere in mani sbagliate. Ma oggi buona parte di questi segreti sono nelle mani più sbagliate, quello è il problema. E dobbiamo toglierli da quelle mani sbagliate e dobbiamo restituirli al genere umano. Questo è uno degli obiettivi ambiziosi, certamente, ma è uno degli obiettivi che mi pongo. Nel mio piccolo, chiaramente, con le mie ricerche, con queste trasmissioni, cerchiamo di togliere dalle mani di chi detiene certi segreti, i segreti stessi, e restituirli all'umanità. E ieri abbiamo parlato tanto dell'Antartide, abbiamo parlato tanto anche di Charles Hapgood, questo grande scienziato americano, che per primo ha postulato la teoria dello slittamento della crosta terrestre. Uno slittamento che sarebbe ciclico, periodico, che avverrebbe ogni circa 12-13 mila anni e che cambierebbe addirittura il volto al pianeta. Ebbene, partiamo da Hapgood in una puntata che è un po' straordinaria, la puntata di stasera. Io non ero effettivamente neanche nelle condizioni per motivi familiari di farla, ma sono qui. Cercherò di stare con voi il più tempo possibile. Non potrò stare fino alla fine, ma
vorrei introdurre un argomento che sarà ripreso molto presto anche insieme all'amico Mauro Marrani, che è stato con noi due puntate fa, titolare della libreria Salvemini di Firenze, che oltre a essere un eccellente libraio è un grande geografo, è un grande studioso di geografia antica e di cartografia. Quindi con lui avremo modo di tornare sull'argomento e di esaminare nel dettaglio tutta una serie di inquietanti e intriganti al tempo stesso antiche carte geografiche che sono state definite impossibili, fra virgolette, no? Impossibili perché? Perché ci mostrano delle conoscenze geografiche, ci mostrano l'esistenza di continenti, di terre, che ufficialmente, quando queste mappe sono state realizzate, non erano ancora state scoperte, ufficialmente, perché in realtà la storia è un'altra, lo sappiamo, la storia è molto diversa, la vera storia delle esplorazioni geografiche è diversa da come ce l'hanno sempre raccontata. La cosiddetta scoperta dell'America da parte di tale Cristoforo Colombo nel 1492 è stata una farsa colossale, cioè farsa è. Colombo i viaggi l'ha fatti, ma quei viaggi sono serviti a ufficializzare l'esistenza del continente americano. Io vi ho raccontato in diverse puntate come ormai ci siano le prove, gli elementi per dimostrare che l'America non solo era visitata da vichinghi, sia danesi che norvegesi, poi dai templari, poi da un'alleanza, potremmo dire, della dinastia fiorentina dei Medici con gli Sforza e Este Gonzaga e addirittura il re d'Ungheria Mattia Corvino, che già nella prima metà del 400 navi fiorentine solcavano l'oceano, e portando che cosa? Portando oro, molto oro. Ma una delle principali obiezioni, no, di chi solitamente critica, oppure giustamente perché magari è scettico e perché ha una forma mentis particolare che richiede conferme, giusto, va bene, ma una delle principali obiezioni di queste persone è le fonti, le prove. Dove sono le fonti di quello di cui parli? Facci vedere le prove. Bene, le prove ci sono. E stasera cominciamo a vederle. Stasera cominciamo a vederle. Scusate, accendo una luce. No. Sì. Mentre aspettiamo la luce, e luce fu, prepariamo poi anche tutte le domande e la parte finale sarà poi anche su quella, sugli spunti. Prego. Io partirei con una carta geografica molto particolare. Ah, ecco, ringrazio molto la regia e adesso vi dirò di che cosa si tratta. Qui vedete il nostro mondo, il pianeta Terra, i continenti del pianeta Terra. Questa è una delle carte meno note a livello ufficiale, anche nell'ambito della cosiddetta archeologia di frontiera, la storia alternativa, si parla pochissimo della mappa o del planisfero di Francesco Rosselli. Francesco Rosselli era fiorentino. Lui era un cartografo, ma era anche un grande incisore, miniatore, era uno stampatore, potremmo dire un editore ante litteram, no? E nacque a Firenze attorno al 1445, quindi 3 anni dopo, potremmo dire il 1442, la data fatidica che è raffigurata sulla volta stellata nella sagrestia di San Lorenzo a Firenze, una volta stellata che rappresenta una data. 4 luglio 1442, probabilmente l'arrivo della flotta fiorentina nella baia nell'estuario del fiume San Lorenzo in Canada. Lui nacque 3 anni dopo, quindi quando già si era compiuta questa impresa. Un'impresa che, lo ricordo a beneficio dei nostri ascoltatori, è raccontata in maniera sorprendente da un poeta, da Raffaello Gualterotti,
che era un, non solo un poeta, era un grande astrologo, un iniziato, un alchimista, che è vissuto alla corte di diversi esponenti del casato dei Medici, praticamente da Cosimo I fino a Cosimo II. È stato tanti anni. Cosimo I, Francesco I, Ferdinando e Cosimo II, figlio di Ferdinando. È stato tanti anni alla corte dei Medici, ha prodotto tante opere interessanti, ma c'è un suo poema, L'America, che lui dedicò agli inizi del 600 a Cosimo II dei Medici, e in questo poema si narra, in chiave poetica, ma con dovizia di particolari, con nomi e cognomi, si narra la partenza di una flotta di 7 navi fiorentine da Porto Venere. Vengono elencate le 7 navi con i loro nomi e vengono elencati i nomi dei comandanti, che guarda caso erano tutti esponenti delle più importanti famiglie cittadine vicine al casato dei Medici. Ma chiusa questa parentesi, Rosselli nacque 3 anni dopo questa impresa e sarebbe morto attorno al 1513. Ufficialmente nel 1513 ben poco si sapeva dei contorni ancora dell'America meridionale, che sono stati mappati in quegli anni, ma soprattutto gli anni successivi. Ebbene, qui non si tratta del 500, ma qui si tratta di un periodo, il periodo in cui lui realizzò questo planisfero è documentato. È tra il 1489 e il 1491, perché lui prima era stato in Ungheria alla corte del re Mattia Corvino, che era un grande alleato dei Medici, anch'egli un grande cartografo, un grande conoscitore di segreti della geografia e non solo, e lui tornò poi nel 1489 tornò a Firenze e si dedicò alla realizzazione di questo planisfero. Questo planisfero è rimasto sconosciuto fondamentalmente fino agli anni 30. Pensate, nel 1939 ne è stata trovata una versione, perché esistono 4 versioni di questo planisfero, una che è conservata nella Biblioteca Nazionale di Firenze, una che è conservata a Chicago in una collezione privata, la collezione di un grande collezionista che è Arthur Holzheimer, chissà quanta roba in questa collezione. Un'altra è conservata in Germania, un'altra versione, a Zwickau, una cittadina tedesca, in una biblioteca scolastica. E la quarta versione, che è quella che abbiamo mostrato adesso e che fra poco riguarderemo, è conservata niente meno che al National Maritime Museum di Greenwich, in Gran Bretagna. Sapete dove passa il meridiano di Greenwich, che gli inglesi hanno voluto a tutti i costi perché per il loro campanilismo o nazionalismo britannico. Ma riguardiamo un attimo questa mappa, perché è sorprendente. Allora, ufficialmente Colombo ha fatto il viaggio nel 1492. Lui l'ha realizzata l'anno prima. Questa mappa non soltanto ci mostra buona parte dell'America settentrionale, del Canada e degli Stati Uniti, tutta l'area caraibica che ufficialmente è stata scoperta da Colombo l'anno dopo, e ci mostra praticamente che cos'altro? Tutto il Brasile, il Venezuela, la Colombia. Ci mostra un 3/4 del Sud America. Ma non è finita lì. Andiamo giù. Ci mostra l'Antartide. Quanto abbiamo parlato dell'Antartide, no, negli scorsi giorni. L'Antartide, l'abbiamo detto tante volte, è stato ufficialmente scoperto nella prima metà dell'Ottocento. Attorno al 1820 sarebbe stato avvistato, secondo la storia ufficiale, per la prima volta da una nave russa. E poi addirittura sarebbe stato esplorato per modo di dire,
sarebbero sbarcati i primi uomini moderni in Antartide addirittura nella seconda metà dell'Ottocento con l'ammiraglio Cook. Queste sono delle... Sì, è vero, Cook sbarcò, riuscì a sbarcare nella terra della regina Maud, guarda caso poi dopo dove i tedeschi fecero la Neuschwabenland, no, dove impiantarono le basi, ma prima di lui, ben prima di lui e ben prima che i russi la avvistassero l'Antartide nel 1820, era il continente antartico, era raffigurato su decine e decine e decine di antiche mappe. E ci sarà un perché, no? Ma addirittura questa insolita carta realizzata da Francesco Rosselli ci presenta delle colorazioni. Guardatele bene. Queste colorazioni vi fanno un po' venire in mente i telegiornali di oggi, no? Quando fanno le previsioni meteo, no? Oggi è tutto rosso, no? Perché vogliono darci a bere che il clima si stia surriscaldando. Quindi, rosso, fuoco, caldo. Ma effettivamente nella cartografia, lui fu un apripista di questa tecnica, perché effettivamente questi accorgimenti sono stati utilizzati dopo in cartografia, nei secoli successivi, ma lui indicava il clima di certe zone, dove è più verde, vegetazione, foreste, dove è più giallo, clima secco. In Antartide ci sono indicate delle aree verdi, cosa curiosa. Ora, molto probabilmente questa carta, come tante altre carte che raffigurano l'Antartide, è stata realizzata anche grazie alla conoscenza di carte geografiche antiche, perché ci sono effettivamente delle discrepanze con le linee di costa attuali. Questa carta raffigura delle linee di costa un po' antiche, oserei dire precedenti a 9600 avanti Cristo, e questo è un po' sorprendente. Quindi probabilmente Francesco Rosselli aveva accesso, e non dimentichiamoci che lui era fiorentino, che era nell'entourage dei Medici, aveva accesso a delle carte segrete antiche, e alle quali si è ispirato, esattamente come si è ispirato a carte precedenti antiche l'ammiraglio turco Piri Reis, che ha realizzato la famosa mappa che abbiamo mostrato in una precedente puntata. Un nostro ascoltatore mi ha contestato, dice: ma perché continui a parlare della mappa di Piri Reis in relazione all'Antartide? Lui sostiene che invece raffiguri le linee di costa del continente sudamericano. No. Hapgood e tanti altri hanno fatto delle ricerche meticolose. Raffigura sì la costa del continente americano, la costa della Patagonia, ma ci sono effettivamente dei tratti della costa antartica raffigurati come erano privi dei ghiacci. Questo è documentato ed è certificato. Poi se ne può discutere quanto volete, ma le prove ci sono. Mi avete chiesto le prove, iniziamo a farle vedere. Questo mappamondo di Francesco Rosselli è pazzesco, perché realizzato quantomeno un anno prima della spedizione di Colombo, non solo ci mostra la conoscenza dell'America, del nord, del sud, addirittura dell'area caraibica, con delle iscrizioni, con delle descrizioni, e questa è la cosa sorprendente, ma ci mostra l'Antartide. Ma andiamo avanti, facciamo vedere pure un'altra mappa. Io ho selezionato per stasera poche immagini, ma queste poche parlano da sole, sono veramente inquietanti. Eccoci qua. Allora, un attimo di attenzione e vi dirò. Questa è una mappa francese. Horace Finet, conosciuto nei testi italiani come con nome italianizzato di Oronzo Finneo, è stato un grande matematico e cartografo francese, vissuto fra il 1494, quindi sarebbe nato due anni dopo il viaggio di Colombo, e il 1555.
Lui era uno dei più bravi cartografi al tempo di Francesco I. Francesco I che fece tante spedizioni in America, tra l'altro. Giovanni da Verrazzano, grande navigatore fiorentino, ha collaborato anche con questo sovrano, nonostante che lavorasse anche per gli inglesi. E Francesco I ha avuto il merito di far mappare ed esplorare tutte le coste del Nord America. È stato un sovrano francese molto interessato alla geografia, ma era un interesse interessato perché aveva capito l'affare, aveva capito le ricchezze che queste nuove terre avrebbero potuto portare alla Francia. Ma la cosa sorprendente qual è? Questa mappa, la vedete, parla da sola. Questa è una mappa del mondo focalizzata sui due poli. Vedete a sinistra, nella parte sinistra, vedete il polo nord. Tra l'altro un polo nord particolare, un polo nord che presenta, un po' nella visione tolemaica, un po' anche con informazioni probabilmente tratte da testi misterici, presenta delle terre circumpolari, presenta delle terre emerse che ufficialmente non esistono. E questa è una cosa molto interessante. Ma andiamo al polo sud, c'è il continente antartico. E allora, volete le prove? Cerchiamo. Orons Finet, morto nel 1555. L'Antartide è stato per la prima volta avvistato nel 1820. Certo. E lui ha fatto un lavoro di fantasia, si è immaginato allora una terra così incognita, guarda caso, con dei contorni talmente precisi. E guardate lo stretto di Magellano, lo vedete sulla destra. Ora chiaramente il continente sudamericano risulta rovesciato, no, in questa visuale. Ma vediamo il punto dove il continente sudamericano va quasi a toccare l'Antartide. La Terra Australis, come lui la chiamava, e che evidentemente era ben nota. Ma proseguiamo pure questa nostra carrellata perché ci sono delle mappe ancora più inquietanti. Eccoci qua. Allora, questa qui è una mappa realizzata dal cartografo britannico Robert Thorne nel 1527. Allora, la versione che io vi ho selezionato è tratta da un libro che è stato pubblicato il secolo successivo, ma l'ho voluta riprendere perché la carta chiaramente è identica, non è che cambia la versione che lui ha realizzato nel 1527 rispetto a questa qui. Questa qui è in bianco e nero ed è stata realizzata in maniera molto nitida e si vedono molto bene le linee di costa, si vedono molto bene si vede molto bene il limitare delle terre emerse. Per questo l'ho scelta. È tratta da un libro realizzato nel 600. Cosa ha di sorprendente questa mappa? Ora, gli amanti della Tartaria esulteranno, no? Perché vediamo che qui nell'angolo nord-est della Siberia abbiamo la scritta Tartaria. Ma a parte questa curiosità, vediamo l'Antartide. Vediamo il continente americano. In Nord America, tutta l'area caraibica, il Messico, vediamo il Sud America e vediamo lo stretto di Magellano e vediamo il continente antartico, o comunque una parte del continente antartico. Quindi 1527 era noto tutto, ma lo stretto di Magellano, il continente antartico e quello molto probabilmente altro che qui non è stato raffigurato. Ora, con l'amico Mauro Marrani torneremo su queste mappe, perché lui stasera, ve lo ripeto, è una puntata un po' in formato particolare, in formato ridotto, ma torneremo a parlarne perché per ognuna di queste mappe potremmo parlare minimo mezz'ora dandovi ulteriori informazioni. Ma facciamone vedere un'altra. A tua scelta della regia. Eccoci qua.
Anche questa è una carta ancora più sorprendente. Questa è la carta di Philippe Bouache. Ora vi racconterò chi era Philippe Bouache. Intanto questa carta è più giovane delle altre. Questa è una carta settecentesca, è stata pubblicata nel 1739. Ma questo non vuol dire niente, perché è quello che raffigura che è inquietante. Oltre un secolo prima che venisse ufficialmente scoperto il continente antartico, Philippe Bouache, che era un grande cartografo francese, lui si chiamava Philippe Bouache de la Noiville. Il nome completo di questa carta era Carta delle Terre Australi, comprese fra il Tropico del Capricorno e il Polo Antartico. Il Polo Antartico. Cosa raffigura? Raffigura il continente antartico come effettivamente è al di sotto della calotta glaciale. Di questa mappa si è occupato molto Charles Hapgood. Io vi ho parlato dell'edizione italiana del suo libro. Lui pubblicò in America questo libro Maps of the Ancient Sea Kings, le mappe degli antichi re del mare, libro che è stato pubblicato in italiano dalle edizioni Mondo Ignoto. È un libro che lo trovate ancora in rete, su vari portali online o ordinandolo in libreria. Non l'ho pubblicato io, quindi non è pubblicità alla mia casa editrice, ma è un servizio che faccio ai nostri ascoltatori perché è un libro importantissimo. L'edizione italiana si intitola Le mappe delle civiltà perdute. Hapgood ha passato oltre 20 anni a studiare centinaia di antiche carte geografiche, molte delle quali sono conservate nella biblioteca del Congresso a Washington DC. Lì ci sono le più importanti carte geografiche del mondo. E c'è anche la mappa Wash, questa qui, che lui la commenta, ha dedicato un intero capitolo a questa mappa, perché raffigura il continente antartico privo dei ghiacci, come effettivamente è. Ma la cosa sorprendente è che è soltanto dal 1959, quando ci fu l'anno geofisico internazionale, che con i sonar riuscirono a capire com'era l'Antartide sotto il ghiaccio. E compresero che erano due masse continentali, più una serie di arcipelaghi minori, che lui non ha raffigurato chiaramente, le sue conoscenze non erano comunque complete, ma il fatto che lui abbia raffigurato l'Antartide come effettivamente è, c'è una piccola Antartide a ridosso diciamo, della Patagonia, dell'America meridionale, e una grande Antartide. E sono separate queste due masse di terra da quello che all'epoca era un mare, dove ora c'è il Polo Sud. Ma come ho raccontato ieri a Jeso e come ho specificato anche nel mio libro, L'Arca di Gabriele e i segreti dell'Antartide, la cui edizione cartacea uscirà ora alla fine di questo mese, era diversa la terra all'epoca. All'epoca, in un'epoca precedente alla nostra, fino a 12.000 anni fa, buona parte del continente antartico era verde, ospitava foreste, fiumi, laghi, praterie, animali da pascolo, mammut e insediamenti umani. Quindi la conoscenza a cui può avere attinto il cartografo francese Philippe Bouache, molto probabilmente si colloca. Lui era settecentesco, in un'epoca in cui fiorivano le logge massoniche in Francia, in cui certe conoscenze si erano riversate all'interno della massoneria. Lui probabilmente aveva acquisito certe antiche conoscenze cartografiche in quegli ambiti lì. E le ha volute mettere in questa sua sorprendente mappa, che era una mappa ufficiale, era una mappa della cartografia ufficiale del Regno di Francia. Pensate. Ma anche su questa torneremo. Facciamone vedere un'altra ancora. Ecco.
qui siamo in Italia. Allora, l'amico Diego Baratono, che è un grandissimo studioso torinese, insieme a Claudio Piani, altro grande studioso di geografia, hanno dedicato anni di studio a questa immagine. Diego Baratono e Claudio Piani sono stati, possiamo dire, gli scopritori di questa immagine. Perché questa immagine che state vedendo, che è un affresco, si trova all'interno di un castello. Un castello che è molto affrescato. È il castello della Manta, sulle colline di Saluzzo, in provincia di Cuneo, in Piemonte. Qual è la cosa particolare? Il marchese di Saluzzo fece affrescare il castello, ed è tutto documentato, in un arco temporale compreso fra il 1416 e il 1430, non oltre il 1430. Questo è provato da documentazione. Non conosciamo il nome dell'artista. È un artista ancora purtroppo ignoto, nonostante i vari tentativi di attribuzione o di identificazione. Ci sono affreschi di vario genere, ma questo dettaglio è inquietante, perché c'è una sezione geografica di questi affreschi che rappresenta il mondo, che rappresenta i continenti, e c'è un dettaglio in cui viene raffigurato il nostro mondo. C'è proprio un mappamondo, come quelli, no, che siamo soliti avere, addirittura con il suo piedistallo. E ora qui non si potrà ingrandire molto, perché non è un'immagine a buona risoluzione, ma comunque in rete la trovate anche ingrandita molto bene. E allora, un affresco realizzato fra il 1416 e il 1430, che mostra il nostro mondo, cosa mostra? Guarda caso, le Americhe, l'America settentrionale, l'America meridionale e, rullo di tamburi, a sud il continente antartico. Molto interessante. E io vi consiglio a riguardo veramente i libri di Diego Baratono e Claudio Piani, che hanno scritto insieme diversi studi su questa, non solo su questo, ma sul Rinascimento, sull'antica cartografia. Sono degli studi molto validi. E magari io prima o poi li inviterò in una delle nostre trasmissioni. E anche questa è una mappa sulla quale torneremo, perché volevate le prove, stiamo cominciando a darvele. L'America era conosciuta molto prima dei viaggi di Colombo, e molto prima dei viaggi di Colombo veniva raffigurata dove? Non certo sui libri di scuola, ma in mappe che erano gelosamente custodite dalle elite dell'epoca, grandi casate principesche, grandi famiglie nobiliari, in questo caso i marchesi di Saluzzo, ma a Firenze i Medici, a Milano gli Sforza, e in Ungheria Mattia Corvino, a Vienna gli Asburgo, in Portogallo il re del Portogallo, in Spagna il Regno di Castiglia, eccetera, eccetera, eccetera. E torneremo sull'argomento, e io stasera purtroppo non potrò stare ancora a lungo, ma volevo aprire la strada verso la dimostrazione delle prove. E stasera ne abbiamo fatte vedere 7-8, forse meno, ma vi assicuro che prove del genere potremmo andare avanti fino a domattina alle 6 tranquillamente a farvele vedere, da quante ce ne sono. E io posso soltanto ipotizzare quante ce ne siano ancora nascoste in collezioni private, in biblioteche o nei monasteri. Pensate a cosa. Ah, ecco, chiudo in bellezza. Questo è Hagi. Aspettate, che ve lo cerco, perché ho due immagini di questa mappa. Ecco, la regia adesso ce le farà rivedere tutte e due. Questa è la mappa di un ammiraglio turco che era Hagi Ahmed. È una mappa che risale al 1559,
è leggermente posteriore alla mappa di Piri Reis, che è stata realizzata poco dopo il viaggio di Colombo. Questa del 1559, ma è straordinaria. Per un esperto di geografia lo capisce subito perché è straordinaria. Per la proiezione, chi ha realizzato questa mappa conosceva perfettamente già nel XVI secolo la latitudine e la longitudine, ma soprattutto la longitudine, sapeva utilizzare e calcolare la longitudine. Ma non è finita qui. Questa mappa ci mostra anch'essa il continente antartico. Ora io qui ho messo due foto, questa qui perché è una trascrizione fedele della mappa dove si evidenziano le linee di costa, perché nella mappa originale, che se la regia la può far vedere, ci vuole la lente di ingrandimento per vedere le linee di costa. Comunque le linee sono quelle, ve la assicuro. La trovate anche questa in rete, la mappa di Haji Ahmet, che era un ammiraglio della flotta turca, grande cartografo ottomano. E chiudiamo in bellezza con un'altra mappa sorprendente. E qui torniamo in Italia, Giorgio Colapoggio, un cartografo poco noto, quasi ignoto ai più. Questa carta risale al 1537 ed è tratta da un codice miniato, pensate, un'illustrazione piccola piccola. Questa mappa raffigura l'Antartide. L'Antartide con la sua calotta glaciale, a differenza della mappa precedente che la raffigura senza la calotta glaciale. Ma 1537. Quindi non ce la date a bere, non ci venite a dire che l'Antartide è stato scoperto nell'Ottocento. Cominciamo a dire la verità. E qui mi rivolgo a chi sa. A chi sa e sta in alto. Io questa sera devo salutarti. Spero che i nostri ascoltatori siano comprensivi con i miei impegni e problemi familiari. Passo la parola a Gianluca. E ci vediamo sia a Base Terra che nuovamente domenica con il Sentiero di Atlantide. Vi ricordo che domenica prossima avremo ospite al Sentiero di Atlantide Federico Marenghi e parleremo di cinema. Parleremo dei segreti del cinema, delle profezie nel cinema, ma non solo nel cinema, anche nei cartoni animati, nelle serie televisive. Parleremo dell'11 settembre, parleremo dei Simpson. Parleremo del Project Camelot e di tante tante altre cose. Con Federico Marenghi, che ha scritto un libro meraviglioso che è Cinema tra finzione e realtà, uscito la scorsa settimana. Quindi io per stasera vi saluto, passo la parola a Gianluca. Grazie Nicola, e fra l'altro complimenti anche su Twitter, vedo che lo stai usando, stai facendo parlare molto. E da poco che sei su Twitter hai già un sacco di follower e sei già un caso a livello virale per le tue dichiarazioni su Ustica del doppio attacco all'aereo di Ustica. Andatelo a vedere, sta diventando veramente virale, quindi stai creando scompiglio anche su Twitter. Bravo Nicola. Bene, bene, bene. Più si crea scompiglio, meglio è. Grazie Nicola, noi proseguiamo, e anzi in bocca al lupo alla tua piccola che domani c'è la prima elementare, quindi un abbraccio. Noi invece proseguiamo insieme, mentre vi voglio anche ringraziare sia su YouTube che su Facebook, grazie a chi mette anche un cuoricino, un pollice in su. Sono degli elementi che spiego quando magari diciamo mettetelo un like o un'interazione, in realtà serve proprio anche per aiutare gli algoritmi. Vedete che i nostri video a parer mio potrebbero raggiungere molte più persone e sono un po' tenuti nascosti, quindi il mettere commenti o like o le interazioni sia su Facebook che su YouTube aiuta in qualche modo a far arrivare a più persone. Ma la riflessione è questa. Ora, che cosa accomuna queste carte? L'argomento centrale di questa sera è l'Antartide. L'Antartide perché? Perché a parer mio è una di quelle, io le chiamo le pistole fumanti, no? di quelle prove, di quegli indizi che in un eventuale processo non si può tenere in considerazione. Perché
La teoria tra quelle che più mi piacciono è che si può prendere in giro qualcuno per sempre, tanta gente per un periodo, ma non si può prendere in giro tutto il mondo per sempre. Prima o poi la verità viene a galla. Allora, se è vero, partiamo da una domanda, perché poi ci vuole anche questo, no? Il porsi anche con umiltà. Io leggo sempre, l'Antartide è molto divisivo su alcune cose. Secondo me molti ricercatori adesso hanno preso un po' un brutto vizio di dire io rappresento questa teoria, io quest'altra, ma guardiamo gli elementi comuni. L'Antartide è importante per questo. Tengono nascosto qualcosa che ha a che fare con l'Antartide. Siamo tutti d'accordo? Sì. E perché ne possiamo parlare? Ma l'Antartide ha in teoria una storia, come diceva Nicola, avvistato, poi scoperto, poi visto. Tutto falso, e queste cartine, queste in qualche modo informazioni scappate lo confermano. Perché è stato dato a fuoco alla biblioteca di Alessandria d'Egitto? Perché i nazisti bruciavano i libri? Qual è il grande male del conservare un qualcosa? Di che cosa hanno paura? Perché cancellano un qualcosa? E soprattutto, vogliamo dare anche per assodato che la conoscenza, così come la tecnologia, così come l'evoluzione umana, non è una linea in obliquo, un eventuale grafico non è una linea in obliquo, ma ci sono stati dei picchi e dei barattoli. Ci sono stati indubbiamente dei reset, non stiamo qui non è compito di questa sera dare approfondimenti e spiegazioni del perché, ma ci sono stati. Le civiltà hanno avuto un momento d'oro e dei baratri. Molte civiltà sono state cancellate, molti popoli non sono più con noi, molte specie, anche animali, non ci sono più. Si è nominato i mammut, ma ce ne sono tante. Si pensano estinte. Perché dico si pensano? Grazie di cuore anche Cassandra. Perché a parer mio, un mio punto di domanda personale che voglio condividere con voi. All'inizio, quando intervistavo Biglino, parlavamo sempre di questo Gan Eden, di questo giardino recintato. Quello che in qualche modo è arrivato anche ai più come il paradiso terrestre, dall'ebraico Gan Eden è un giardino recintato, ok? Non è il tutto. Antico Testamento, la cacciata di Adamo dal Gan Eden, Biglino raccontava, diceva, che obiezione fa Adamo da questa cacciata del Gan Eden? Se tu mi cacci di qui, quelli là fuori mi fanno fuori. E quindi perché aveva paura di quelli là fuori? No? Non era il primo uomo, secondo la leggenda che porta qualcuno. Non era il primo uomo, torneremo nel discorso con Biglino, si raccontava del primo di una dinastia, di un certo popolo, non di ogni tipo di umanoide presente in quel periodo, no? E quando si parla anche di Elohim, di divinità, di dei, virgolette, perché non ha niente a che fare con la religione, quando il termine gli dei venivano, facevano, si moltiplicavano, si accoppiavano, generavano figli, morivano, andavano via, arrivavano, ovviamente non ha nulla a che fare con la religione, no? Ma quando c'erano questi qui, e guarda caso era l'era dell'oro, quando questi qui camminavano accanto agli uomini, le rivalità, quindi quelli da Oriente, quelli da Occidente, quelli da su, quelli da giù, a parer mio è lì, cioè bisogna approfondire. Cosa vuol dire quelli da su, quelli da giù? Chi governava l'alto, chi governava il basso, chi arrivava da Oriente? Sembrava o non sembrava una cartina del risico con
e in qualche modo i continenti e i territori affidati a Tizio, Caio, Sempronio, che però erano sempre quelli, come se qualcuno giocasse a risico con quello che è il nostro pianeta e se lo spartivano in assenza di qualcuno, il popolo da lui rappresentato faceva una brutta fine, poi provavano a cambiare in qualche modo, a passare sotto la protezione di qualcun altro, qualche tradimento è stato sorpreso, di cui Sodoma e Gomorra. Però non voglio uscire fuori tema, ma tutto per dire che se qualcuno sta perpetrando notizie false, e l'Antartide è molto collegato anche a quello che accade nello spazio con la NASA, perché siamo tutti d'accordo, ci abbiamo anche riso, andate a cercare anche le puntate che abbiamo fatto con Tosato sul finto sbarco sulla Luna, ma è perché gli ultimi giorni avete visto le immagini, io vi invito veramente a cercare le immagini che loro spacciano come reali dell'allunaggio indiano, sembra un film parodia, ma neanche un meme è ridicolo come quello che loro spacciano per il vero allunaggio. E allora anche lì, perché queste cartine, e ovviamente anche qui la punta dell'iceberg per rimanere in tema con l'Antartide, e noi stiamo cominciando a grattare col mignolo la punta dell'iceberg perché molti elementi sono sfuggiti e poi devono mettere gente raffazzonata, presa a caso, senza arte né parte, come i fact checker, che poi sono il deterioramento del CICAP. Il CICAP, almeno qualcuno di buono che sta a parer mio dalla parte sbagliata dell'Aragone, sta difendendo qualcuno per proprio interesse, ma almeno nel CICAP qualcuno che avesse studiato qualcosa c'era, glielo concedo, no? Dopodiché si può non essere d'accordo, ma i fact checker, Open, tutti i nuovi figli di Mentana, vogliamo parlarne? C'è stata anche la polemica, Tizio è laureato, no, non è laureato, chissene, è il meno peggio. C'è gente che arriva lì con 20 anni per prendere una triennale in qualcosa che non c'entra niente e vanno a dire questo è vero, questo è falso, ma cosa cazzo ne sai tu? Spiegaci chi ti ha assunto per dire cosa è vero e cosa è falso e qual è la vera ragione per cui ti spediscono a caso a fare il minchione, a dire quello sì e quello no. È proprio il paese del chi non sa fare insegna e l'evoluzione è chi non sa fare censura, gli utili idioti, ecco. Però su questo Antartide io voglio ritornare spesso, perché poi lo abbiamo anche raccontato più volte, non so neanche Mesbeth quante puntate ho fatto su Antartide, però che fosse abitata fuori da ogni dubbio, che ci sia una tecnologia che non si pensava esistesse. 7 mi dice, ok, quindi anzi guarda, se poi vuoi, eccolo qua, a partire dalla puntata che in qualche modo ci ha fatto arrivare anche a chi ancora magari non ci conosceva, come Sotto l'Antartide con Manga, fra l'altro oggi è il 10 settembre, vi do un'anticipazione, il 20 settembre tornerà in diretta con noi Malanga, quindi se poi avete volete proporre, stiamo decidendo in questi giorni il tema di questa puntata, fatecelo sapere, glielo proponiamo di sicuro. Se ti va, non so se Mesbeth hai selezionato qualche domanda, qualcosa l'andiamo anche a vedere, perché a parer mio ci sono dei popoli che in realtà ci sono ancora e sono però in zone a noi non accessibili. Zone a noi non accessibili, anche qui, non bisogna essere un complottista, prendete la macchina ovunque voi siate nella vostra città, provate a vedere tutte le basi militari nel quale non ci potete andare e provate a dire no, io voglio andare a vedere cosa c'è, cosa vi dicono? Non si può. Allora perché ci si stupisce che ci siano delle latitudini e delle aree geografiche completamente interdette civili? Cioè, sono stati espropriati interi territori, chiedete agli amici che abitano vicino alle basi americane, quante basi NATO ci sono sul nostro territorio occupato, ma a parer mio illegalmente, cosa ne fanno della Sardegna? Provate a entrare lì, non vi fanno entrare? Complotto, no, non vi fanno entrare, cioè punto, così,
l'Antartide e ciò che sta a nord è uguale. Ne possiamo anche parlare su questo, però se c'è qualche domanda, Medved. Sì, allora intanto buonasera a tutti. Stavo salutando qua in chat, nota tecnica sull'emoticon. Abbiamo ancora anche un paio di immagini che mi ha selezionato da passare, però non so se vuoi. C'era la carta di Pirire citata che allora, mi ha chiesto. No, se vuoi, sì. No, mostriamola poi, al volo perché in realtà... è un poco dettagliata. Però almeno se vuoi aggiungere qualcosa. A me, sì, cioè, poi faremo una puntata su questo, perché poi sia di questa mappa che di altre mappe ce n'è una molto interessante, che è Urbano Monte, che l'hanno citata. Ora, vero verosimile, io di quelle mappe lì, non è che le ho studiate, le ho prese ad esempio per le illustrazioni e per, come diceva Nicola, per alcuni nomi, no? Perché io non parte da qui il mio percorso, ho usato anch'io qualcuna di queste carte per unire i puntini, no? E oltre al discorso antartico, anche alcune raffigurazioni, per esempio, nei vari reset, a un certo punto mancano all'appello i signori con la testa allungata, i crani dolicocefali e soprattutto i giganti. Ecco, sui giganti, io cercavo su queste mappe di cui abbiamo raccontato anche quest'oggi dei riferimenti, perché poi guarda caso questi riferimenti, ci sono delle raffigurazioni, ci sono dei disegni, ci sono dei territori che venivano affidati a loro, c'è stato un periodo in cui, basta vedere per esempio la piazza dei Rockefeller, le solite famiglie che detengono in qualche modo anche il potere economico e non solo, hanno nei loro centri, ma aperto al pubblico, nulla di segreto, tutta una serie di opere d'arte, di raffigurazione, dove fanno vedere l'ultima fase di questi giganti. Questi giganti, prima di essere in qualche modo cancellati, resettati, hanno in qualche modo, sono stati sottoposti a schiavitù, o così sembrerebbe dalle loro aperte. Allora, di tanto in tanto, da queste cartine, guarda caso come si uniscono. Le carte geografiche, ognuna con i propri limiti, perché poi anche qui è chiaro che più andiamo indietro nel tempo, più in teoria, a parte che non ci dovrebbe essere quel tipo di tecnologia, a parte che diamo per assodato la bufala enorme, quello sì, i fact-checker dovrebbero prendere a requisire tutti i libri di storia che raccontano che Cristoforo Colombo, la storia dell'uovo, per andare a dimostrare che la Terra è tonda, parte con le tre caravelle, una spedizione multicostosa per l'epoca, e va di là e sbaglia e scopre l'America e li chiama indiani d'America. Queste stronzate vengono ancora oggi insegnate in alcuni libri di scuola, okay? Anzi no, in tutti i libri di scuola. Prima o poi riusciremo a voltare pagina, o con il si è sempre fatto così, ma è tradizione, ma anche a me me l'hanno insegnato, ho capito. Ma se è sbagliato, riusciamo ad andare oltre? Riusciamo a dire alle maestre che ancora, ai maestri che portano avanti con tutti gli errori e le falsità presenti sui libri, soprattutto su quelli di storia? Perché nulla è così soggetto a essere taroccato proprio come la storia, ma lo stiamo vedendo, ma lo vediamo con l'attualità. Cioè, taroccano il presente con la propaganda. Figuratevi la storia, che da sempre è stata scritta chi ha vinto, e poi ognuno di quelli che andavano a riscrivere mettevano mano al passato. Mesbe, ci puoi la fase che abbiamo scelto, che compare anche in descrizione nel canale, su Facciamo Finta Che, riguarda proprio e spiega bene la storia, perché poi ho incontrato anche, mi fa molto piacere, a Jesolo, un ragazzo di 12 anni, e non solo, c'erano anche dei ragazzi che hanno ascoltato con molto interesse, e mi ha colpito perché Francesco mi ha chiesto: ma come mai la storia è così importante e ci nascondono la storia? E io voglio rispondere, un po' provato anche dal vivo, ma per tutti i ragazzi e anche per chi segue questo canale, a cui capiterà di parlare con degli studenti, dei ragazzi, dei bambini. Io penso che questa frase sia fondamentale, ce l'hai in Mesbet, così andiamo anche a leggere. Sì, chi controlla il passato controlla il futuro, chi controlla il presente controlla il passato. Metto qua.
Bellissimo. A mia figlia gli avrei detto sì, però dagli un po' di senso, dagli un po' di pathos, Mesbeth, a questa frase. Mi ridevo per Fabio prima che mi ha chiesto come mai mi vede prosciugato. E siamo reduci dal bellissimo evento di Jesolo. Abbiamo fatto 143.000 ore di macchina tra andata e ritorno in un giorno. È vero, sì. Quindi oggi siamo un po' convalescenti. Un plauso a tutto lo staff perché abbiamo fatto... Ecco, poi eravamo con un buon 90% dello staff in viaggio, quindi siamo stati tutti sballottati, quindi oggi si è rimasti un attimino indietro su alcune cose, volevamo mettere un contenuto extra, arriverà domani, insomma ci siamo in fase di... E anche il post ovviamente, anzi, se, visto che ci sono molti di Jesolo, mandateci poi anche le foto perché vorrei fare un bel post di ringraziamento. Però il pathos che chiedevo era questo, no? Chi controlla il passato controlla il futuro. E chi controlla il presente controlla il passato. Questo andrebbe messo grosso come muro di tutte le scuole d'Italia, ok? Perché sennò non si capisce. Facciamo un giro di domande al volo, ce ne sono due o tre, sì, se vuoi darci la tua opinione, erano più che altro anche per Nicola, però secondo me anche tu puoi darci il tuo. Ad esempio Anna J, che saluto, che abbiamo visto ieri, sarà vero che in Antartide c'è solo ghiaccio in superficie? Non potrebbe essere solo circondata da ghiacci e il resto essere terra emersa? Ci hai detto spesso la tua, ma se vuoi lo stesso ripeterla, magari chi capita per la prima volta gli fa piacere sentirlo comunque. Questa cosa del ghiaccio, naturale o innaturale, sì, è quello che si vede. Però anche qui provate a vedere anche quante serie TV, quanti film, quanti anime, quanti cartoni animati, i diari dell'ammiraglio Byrd. All'inizio c'è del ghiaccio, e perché, se volete, poi tratteremo in seguito. Ma per chi va oltre, allarme spoiler, non si può andare oltre, voi non potete. Abbiamo analizzato anche in maniera molto ionica tutte le spiegazioni che vengono date del perché non ci potete andare, e tutte le limitazioni che dicono sì, puoi, ma poi in realtà non puoi. Ecco, quindi poi in realtà vi danno tutta una serie di supercazzole per cui dirvi è vietato, non ci puoi mettere piede, tu umile umano stai al tuo posto. Ecco, e oltre poi ci sono ci sono delle terre, ci sono ormai do per assodato che ci sia qualcuno. Abbiamo visto come i reali del mondo, i potenti, tutti nello stesso periodo si rechino in qualche modo in Antartide con le scuse più becere: benedire una casupola con quattro assi di legno, andare a vedere i pinguini, osservare il cambiamento climatico, e anche qui già solo qui crolla tutto quanto. Ma gente come Al Gore abbandonare la campagna elettorale per andare lì a vedere i pinguini di Madagascar. E anche lì, un cartone come Madagascar, provate a vedere un po', c'è un... mi hanno fatto riflettere, no, su questa scena. La riflessione non è mia, ma me la riporto, perché quando mi è stato fatto notare, Madagascar, avete presente, ci sono i pinguini, no? I pinguini scappano, rubano una nave perché vogliono tornare in Antartide. Fanno mille peripezie, arrivano lì, vedono vento, neve, ghiaccio, che schifo, torniamocene indietro, e tornano con il leone, il Madagascar, eccetera, eccetera, eccetera. Però guarda come in maniera subito l'hanno messo il che schifo, non c'è niente, andiamo via, non vale la pena, andiamo via. O come prendono per il culo quelli che fanno magari la mezza crocerina, che li fermano su uno scoglio e dicono vedi laggiù, quella Antartide, ok, ci sei stato, l'hai visitato, dai, fuori dai. Cioè provate a vedere se vi portassero su uno scoglio lontano a dire vedi quella lì, quelli sono gli Stati Uniti, dai, boh, dai, fuori, dai, via. Non hai visto niente. E dice no, no. È vero, c'è ghiaccio, ci sono stato. No, sei stato su uno scoglio, non hai visto niente, ti hanno preso in giro, ti hanno fatto pagare un sacco di soldi. Oltre, io l'ho spiegato tante puntate dopo l'assodato, non solo è abitato, non solo risiedono tecnologie a noi inaccessibili, ma probabilmente anche tutta una serie di specie di flora e fauna che si pensa non esserci più. E ci lasciando intendere che in qualche modo una volta dove stiamo noi ci fossero. Quindi c'è chissà che se verrà fuori c'è un senso a questa cosa. Beh,
ne approfitto al volo per ricordare, quando hai citato che ne abbiamo un po' parlato, discusso, diciamo, ridendo di queste cose, Viaggio in Antartide con Andrea Tosatto, la trovate sempre all'interno di questa playlist. Vi consiglio di utilizzare molto le playlist per trovare i contenuti sul nostro canale, lì non sono oscurate o shadowbannate, le trovate comodamente. E questa appunto è la playlist di 7 puntate con questa di cui che citavamo prima sull'argomento. Io citerei anche un articolo del blog che ho visto prima in chat, mi fa molto piacere, ne parlavate, L'Arca di Gabriele, i segreti dell'Antartide di Nicola Bizzi, articolo che sta facendo molto discutere, lo trovate sul nostro facciamofintache.com e vi consiglio insomma di dargli una lettura, un approfondimento. Poi un altro po' di domande, siamo un'oretta esatta, direi che comunque se vuoi, se hai tempo, rispondiamo a queste 4-5 al volo. Sì, sono sì. Sul progetto in generale. Allora, vado subito su qual è un topic, così chiudiamo il discorso. Vabbè, Gianni prima quindi chiedeva, quindi i pinguini in Antartide non c'erano? Diciamo, c'è stato un tempo in cui non c'erano i ghiacci, stava parlando di questo, Nicola. Sì, ma poi neanche tutti i pinguini sono da freddo. Adesso colpisce, no, che magari andando in qualche parco uno vede i pinguini, dice, ma come? I pinguini sono qui che non c'è il ghiaccio, e ti spiegano come in realtà molte delle specie di pinguini non siano fatte per il ghiaccio. Quindi anche in Sudafrica, per esempio, i pinguini ci sono. Non tutti i pinguini devono stare al freddo, quindi anche li sfatiamo. Non è un orso polare il pinguino. Adesso poi non voglio scendere troppo l'argomento, ma colpisce questa cosa che associamo subito il pinguino al ghiaccio. Fabio poi si chiedeva, per disegnare i confini precisi di un territorio non servono sia una visione dall'alto che una proiezione azimutale che tiene in considerazione la curvatura terrestre? E questo sarebbe stato magari bello far riuscire a farla Nicola, non so se tu riesci voi a dire qualcosa a riguardo. Guarda, il come facciano le cartine, io non entro minimamente nell'argomento, dico solo che a parer mio una visione dall'alto è fondamentale. Quindi anche cioè che gli antichi avessero una visione dall'alto che per la versione ufficiale non potrebbero avere è palese. Basti pensare anche alle linee di Nazca, a tutto ciò che viene fatto in funzione di una visione dall'alto. Perché fare un qualcosa che va visto dall'alto se in teoria non ci puoi andare? Per chi lo fai? Per qualcuno che in alto ci può andare. Magari ci fu un'epoca in cui, eccolo qua, le visioni dall'alto c'erano, magari non per tutti, ma c'erano. E poi un'altra di Zorro. Ammesso che nel 1491 l'Antartide era scongelato e nel 1820 era ghiacciato, primo avvistamento ufficiale, da dove arriva la massa d'acqua per creare tutta quella massa ghiacciata? E qua. Bella domanda. Allora, a questo punto, visto che comunque risposta non c'è, andiamo alle domande un po' più sull'attualità e sul progetto. Guarda, anche poi ieri si scherzava in macchina, no? Durante il viaggio, e proprio sullo scioglimento del ghiaccio, no? Sul volume, in qualche modo diceva, ma comunque, per esempio, scherzando, diceva, immagina il cocktail pieno di ghiaccio, no? Ma non è che si scioglie il ghiaccio e aumenta di livello e il cocktail ti esce dal bicchiere. Rimane sempre quello il livello, anche se il ghiaccio si scioglie. E su questo ci abbiamo riso, cioè anche allora, si scioglie il ghiaccio, aumenta il volume di tutto e ti straborda il cocktail nel bicchiere. Anche lì, cioè, è divertente, però in qualche modo Andrea, no? Rapportato su larga scala questa scena divertente del cocktail che si scioglie il ghiaccio e alza il livello. Così. Alza il livello dell'acqua nel bicchiere, non il livello del bicchiere, no, però non cioè... Eh no, perché si abbassa il ghiaccio, si alza l'acqua, cioè si alzerebbero i mari. Vabbè, non aprirei sarebbe un discorso da viaggio in macchina al ritorno dal mio evento. Ad ogni modo, Marina diceva, non ha Twitter, si chiedeva qualcosa, così intende per il doppio attacco. Io vi ricordo che abbiamo fatto una puntata su Base Terra settimana scorsa, giovedì, di andare a rivedere, c'è tutto l'approfondimento di Nicola su Ustica nella seconda parte, quindi chi non l'ha vista va a vedere. Spiega molto anche bene. Anche perché quel tweet è preso da quella puntata, quindi quello che ha spiegato in quella puntata ha riassunto in 160 caratteri, mi pare. Non so quanti siano. Quindi consigliamo appunto la puntata di Base Terra.
noi siamo rimasti a Twitter, adesso si chiama X, io lo preferivo quando era Twitter. Però noi restare a Twitter. Noi restare a Twitter, lo useremo così. Come mia madre che mi diceva vai in quel negozio là a comprare qualcosa, però lo chiamava il negozio di quando lei era piccola. Questo supermercato ha cambiato 16 gestioni nel frattempo, io dicevo dove? E adesso però la capisco perché anch'io la chiamo così, e invece ha già cambiato 7-8 gestioni. Allora, Fabio, ergo stiamo invecchiando. Che cosa si nasconde nel lago di Vostok in Antartide? Invece Fabio, non l'abbiamo citato né in questa né nell'ultima puntata, ci stava almeno a nominarlo, secondo te? Io sono dell'idea che, anche qui, mi voglio citare un film, no? In questo caso Transformers, che, guarda caso, nei ghiacci, il primo Woodwicky ha trovato un qualcosa sepolto nei ghiacci, no? E poi è venuto fuori. Secondo me è sicuramente una sorta di energia, di un qualcosa che, poi per carità, lo abbiamo anche visto con la chiave del quello che ha spiegato Nicola dell'arca di Gabriele, che poi viene messa lì, viene riconsegnata a qualcuno che sta lì. Secondo me lì, fra l'altro, io ho fatto una puntata, quella che feci da solo sull'Antartide, dove c'erano anche delle notizie di cronaca di alcune fonti di energia che Putin stesso mandò le forze russe a cercare. Ecco, quella lì mi pare che l'ho citata in quella puntata, contato gli articoli di giornali eccetera, c'è quindi una fonte di energia che poi, come al solito, chi la usa come arma va bene, ma la fonte di energia io la userei per qualcos'altro. Secondo me una delle grandi altre pistole fumanti è che l'energia potrebbe essere illimitata e gratuita per tutti, ma non vorrei aprire un altro fronte, se non dire che oggi è il 10, domani è l'11 settembre, e adesso poi magari cambiamo social e andiamo in quello più protetto, ma domani ho una puntata con Tosatto sull'11 settembre, perché ne ho fatti tanti di speciali, però voglio un po' di satira, voglio anche un po' una risata li seppellirà, questo speciale ce l'ho con Tosatto. E secondo te lo mettiamo su Facciamo Finta Che o lo mettiamo su Gioco Lamberti, poi recuperiamo con un contenuto extra? Quanto è ancora sensibile l'argomento 11 settembre per YouTube? Lo chiedo anche agli amici della chat. Vediamo anche gli amici in chat. Io per la prima volta in assoluto, e forse l'unica eccezionalmente, farei una cosa eccezionale e proverei, non so se si può, credo di sì, anzi sicuramente su due canali? Su entrambi i canali, e su entrambi i canali Facebook. Ah, sarebbe Mondo Visione. Impazziamo con la chat, non so se si può. No, la chat, guarda, ci aiuta. Penso di sì, perché non lo so. Se tu sei dell'idea, potremmo sperimentare questa cosa, così gratifichiamo un po' anche, sì, perché secondo me tocca a tutti e due i pubblici. Bravo, tocca a entrambi i pubblici, bisogna solo capire quanto vogliamo spingerci a cercare, perché tanto sapete, no? Cioè, il canale Gianluca Lamberti nasce per l'attualità, per dire segnalateci lì, non ce ne fotte niente. Invece devo un po' proteggere la cultura e la ricerca, più che no, non è che mi voglio arrogare il diritto di dire noi siamo la cultura. Però i temi di Facciamo Finta Che sono senza tempo e sono frutto di tante ricerche, no? E allora volevo un po', non lo so. Guarda, in chat dicevano anche Francesco. Dice... ormai sull'11 settembre Mazzucco ha sdoganato, e secondo me ci sta un pochettino, il limite l'ha rotto, secondo me si può dire un pochettino tutto sull'11 settembre. Poi, chiaro, le parentesi che si apre, bisogna essere attenti a giocare di sponda con i termini, ma i concetti sono forti, vanno sempre ricordati, quindi secondo me, anzi, è proprio uno spartiacque temporale per chi l'ha vissuto, perché di questi anni che ha visto com'era prima e com'era dopo, molto importante. Secondo me lì loro pensavano con superficialità di avere di più in mano la massa e di farla franca più possibile. Lì si sono accorti che invece il pubblico iniziava a farsi domande, a osservare. Ci sono stati 3.000 tra architetti e ingegneri che hanno solo americani, che hanno detto ma non torna quello che ci avete raccontato, quello che ci avete fatto vedere. E quindi da allora diciamo che anche loro devono orchestrare un pochettino meglio, spendono un po' di più nel comprare anche l'informazione per raccontare le loro frottole, mettiamola così.
No, tu cosa ne pensi? Cioè, secondo me è uno spartiacque grosso. No, sì, l'11 settembre è sdoganato, ma visto che so di cosa parleremo, e dall'11 settembre poi in realtà arriveremo a Nizza, arriveremo in Germania, arriveremo al terrorismo in sé, non so quanti sanno che molte delle altre versioni non ancora confutate. Per l'11 settembre alcune cose sono ridicole, ovviamente in maniera dark, perché poi sono morte un sacco di persone e magari avrebbero anche bisogno di sapere a livello di giustizia. Per mano di chi e per volere di chi, e in qualche modo chi ha tratto profitto e chi l'ha studiata, questa cosa qua. Però è meno sdoganato anche tutti gli altri collegamenti sul terrorismo che andremo a fare. Non lo so, quello. Però anche lì ci ragioniamo. Però intanto è bello, no? Visto che siamo in tanti, sia come commento che sui nostri social, diteci poi la vostra. Sì, infatti davo un'occhiata ai commenti. Allora, intanto andiamo avanti un pochettino sulle ultime domande prima di chiudere. Questa di Franco ti chiedeva se ci sono già i relatori di Torino il 28 ottobre. Ah, io li invito praticamente tutti, quindi adesso poi quella è una festa, quindi è chiaro che, anzi, se qualcuno è stato al compleanno del canale scorso, vede proprio che è una festa, c'è musica, tanti relatori, tanti sali e scendi sul palco, quindi non è proprio la conferenza dove vado lì perché voglio sentire, cioè, ripercorriamo le puntate che hanno avuto più successo, con tutti i relatori che vengono, ed è proprio il clima quello di festeggiare e celebrare il compleanno del canale Gianluca Lamberti e il 28 ottobre del canale Facciamo Finta Che, perché fa 3 anni. È più un gran galà, potremmo Un gran iniziare galà, sì. magari per il quarto Viene. anniversario, prepariamo una specie di qualcosa più simile, magari con delle premiazioni, delle cose, delle statistiche, un qualcosa più. Bello, sì. Sarebbe bello. Poi musica, comicità, divertente, intrattenimento, improvvisazione, cioè, è uno spettacolo quello. Non immaginatelo, conferenza, mi siedo e prendo appunti, è più festa. Esatto, sì, è un po' più anche leggera rispetto alle altre conferenze, magari più verticali che facciamo. C'è questo palco enorme, vengono proiettate le cose, la musica, cioè è bello. Poi vabbè, sono di Poi tra parte. l'altro, chi si ferma un po' di più, ci sarà anche l'after show del compleanno, quindi io un L'after po' di gala. ragazzi vorrà l'after gala, che diamine si dice, se Con faremo tanto festa di di cambio colore. d'abito, cambiamo da io e Mesbe cambiamo d'abito come matrimoni. Ecco, è un Da po' una come un t-shirt matrimonio. all'altra. Poi No, si dai, arriva che compleanno la intorno alle camicia? 2 non si sa. Si Camicia riesco a giallo, chiudersi. compleanno è. Sì, dai, sì. Cioè, Oh, comprare al si è canale, sì. sbilanciato. Sì, Ufficiale. la camicia. Mi piace. Vedo Ci Enrica che vestiamo sta bene. gioendo. Quindi bene, poi un paio di considerazioni di Lepre Mannara che saluto. Dice, cioè, stavamo parlando delle basi. Solo a Vicenza ci sono due basi, Ederle e Dell'Din, più due depositi. Ci sta, siccome siamo stati più o meno in zona, insomma, siamo stati in Veneto ieri, ci hanno raccontato un pochettino, abbiamo discusso, ci stava ricordarlo sempre. Poi, al volo, Ciccio Galella che saluta, dice quando ospiti ancora Luca Zampi, che saluto, Sì, persona stiamo simpaticissima, e tra l'altro, anzi, lo preparando una saluto, puntata con lui. gli mando un abbraccio e gli dico: Luca, secondo me Ciccio Galella sei tu con un secondo account, fai finta, ti invitiamo ancora, non preoccuparti. No, scherzo, magari. Ciccio Marini, No, allora vi grazie. saluto entrambi, faceva ridere. Ciao Vabbè, Ciccio, ciao Luca. speriamo di vederli presto. E invece, domanda interessante di Maria: cosa ne pensi del cartone animato Frozen? Ti Frozen, dà è qualche spunto? interessante. Io l'ho visto, cioè, confesso che mia figlia l'ha guardato molto. Qualche spunto è interessante, soprattutto sulla facoltà di celare dietro il ghiaccio e di usare un po' questa roba del ghiaccio. Poi, se non sbaglio, o nell'uno o nel due, si parla anche del piccolo popolo, di come venga aiutato, di malefici, di robe. L'ho visto in maniera superficiale, ma andrebbe riapprofondito. Poi questa è un paio di volte che ce la fa Vittorio, allora giustamente lo premio in chiusura, abbiamo ancora un attimo di tempo, si può fare una ricerca sul deserto del Sahara, chiede. Dopo gli scandali di Ustica sta uscendo un'ipotesi interessante sul fatto che Gheddafi voleva tirare fuori il più grande bacino d'acqua potabile, dice Vittorio. Gheddafi li stava per fare incazzare tutti quanti con gli Stati Uniti d'Africa, con una politica economica e anche con interventi sul territorio. Quindi, se
sicuramente c'è qualcuno che voleva che le cose rimanessero esattamente come stavano, che poi sono gli stessi che stanno massacrando l'economia attuale. Va bene, io direi che secondo me abbiamo visto un po' di mappa, abbiamo introdotto la puntata con l'ospite, che tra l'altro non sapevo fosse anche esperto di cartografia, quindi questo ci aiuterà a rispondere a quelle due domande tecniche che ci avevano fatto sul finale, che anche io e te non sapevamo la risposta. Vuoi aggiungere altro? Quindi appuntamento domani sera, la diretta l'hai detta, ci troverete un po' dappertutto, su Facciamo Finta che si spera, dai, e anche magari anche sulle altre piattaforme. Noi chiudiamo la serata sulla piattaforma Viola, si può dire comunque, sì, piattaforma Viola, sì, no, Viola si può dire. C'è rivalità con Twitter, quindi. Ma tu me l'avevi detto, non si può No, no, questa cosa qui ce l'ha detta un ospite che noi non ospitiamo più, che usava anche lui Twitch, ma Ah, che ok. secondo me le Ah, cose ok. non ho mai trovato verifica su nessuna delle nostre cose, quindi possiamo dire liberamente che dopo andiamo in diretta anche su Twitch e ci trovate Twitch/ilgiovanemesbert, se no vi diventa difficile trovarci e la metteremo un po' più su Ridere, vi raccontiamo, facciamo vedere le foto dell'evento, due o tre cose dove sarebbe. La tocca Ma ti dico il pianissimo, sì. pallottino e via dicendo, e riprende la settimana. Tenete d'occhio i social che vi aggiorniamo sulle varie puntate. Gli appuntamenti sono fissi, l'orario è sempre 21:30, Grazie tutte amici. le sere con voi. Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, anch'io sto provando a usarlo, tutti i social, il blog, ne vedremo delle belle, mandate energia positiva che serve sempre. Om, ciao. Grazie a tutti, amici della compagnia. Come scrisse George Orwell, chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato. Facciamo finta che è il canale YouTube ideato e diretto da Gianluca Lamberti. Sono quattro i nuovi video ogni settimana. Il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica. Alle 21:30. In diretta. Sostienici abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione. Facciamo finta che è presente su ogni social. A te basterà seguirci.